andata come ci si aspettava. Adesso però c'è da concentrarci su una partita assolutamente meravigliosa. Fischia l'arbitro, si muove il pallone, inizia la finale. Perde palla Ricardinho, si presenta così, ci ho messo un minuto per sbloccare la finale, 1-0, segna il più atteso. Frezzale, altra ripartenza del Portogallo che prova a sfondare a sinistra con la rapidità di Fabio Sessi. Per il pubblico e per caricarsi e caricare la squadra. Adolfo va fuori, alla Ciolo Simeone per stare sempre in ambito spagnolo. Ricardinho, entra lui, ci prova Paco Sedano, così dal nulla. Ma dimmi la genialità del pensiero, guarda Paco. Lui è João Matos. Esatto, arriva la Spagna con la conclusione di Lin, che ha caricato come un tiro in autostrada da dietro. Qua all'indietro prende anche un calcio Solano, la palla è passata, André Sousa deve evitare anche il calcio d'angolo. Non credo che ci sia riuscito. Brivido per il Portogallo, tantissimo in mezzo al campo, ripartenza e contro ripartenza. Arriva la Spagna e André Sousa deve impedire il gol dell'1-1. Ancora Polle recupera palla con João Matos che guarda la porta, c'è una deviazione. Bebe manda in calcio d'angolo, rischio. Ormai è ufficiale, il Portogallo gioca sulla fase. Lui si stacca, la palla è dentro, Paco Sedano ci mette il piede, poi Miguel Nilsson, Paco Sedano contro il Kazakistan in semifinale. Eccolo qui, Tolrà! Ancora lui, pareggia la Spagna ad 1:06 dalla fine del primo. Vediamo quello che è l'approccio del Portogallo qui, attenzione però a proprio Miguelin, la porta è vuota e Pola la manda alta, prima chance stavolta per la Spagna. Parte Ricardinho, è uno schema, Ortiz mura e salva lo scenario, João Matos ha commesso fallo, calcio di punizione. Ti ho detto che avrebbe... Si alzano i ritmi. Ricardinho, Suola, Mancino, deviazione, angolo. È incredibile come Ricardinho in un fazzoletto riesce a calciare questa palla. C'è da questa partita dopo averla rimessa in piedi. Joselito, André Sousa, paradon. Quanto è bravo Joselito a andare a sinistra. André Coelho si butta dentro, Pedro Cari, traversa di André Coelho. Che giocata che ha fatto André. A mani aperte a respingere, eccolo Ricardinho, suola a sinistro, Paco Sedano dimostra che oggi è lui il migliore al mondo. Ha fatto una grande cosa. Che stanno per scadere, Paco Sedano va in avanti, sbaglia ma sbaglia anche il Portogallo, Pola, ancora lui, sempre Pola, stavolta se lo divora. Uno come lui lì deve fare gol, ha fatto in semifinale. Ricardinho, tocco raso terra, facile, palla fuori, brivido sulla conclusione di Fabio Cecilio. Miguelin, la palla passa e la mette in porta Lin, l'uomo che ha portato in finale la Spagna, è l'uomo che la manda avanti adesso. Tuano, attentissimo. La capacità di Ricardinho di calciare nelle gambe di Pola, hai visto? Non puoi se ti calcia nelle gambe o all'altezza delle ginocchia. Solano si gira dalla parte giusta, arriva il fallo per il Portogallo di André Sousa sul tiro libero. Parte Miguelin, traversa ed è la seconda per il numero 11 a questo europeo. Il doppio dei giri che stava mettendo in campo. Ricardinho, Paco Sedano con un riflesso spaventoso, il più Fagnola. Scelta cromatica obiettivamente rivedibile. Thiago Brito, subito rischio. La Spagna che doveva difendere bene la prima occasione va in difficoltà. Ancora Pedro Cari, Paco Sedano e sotto porta Bruno Coelho segna il gol del 2-2 praticamente senza una gamba. Ce l'ha lui il pallone, Miguel Nilsson contro Miguelin, Paco Sedano. Ha fatto il massimo Miguel Nilsson perché aveva tre giocatori addosso, ha guadagnato una rida da una parte e dall'altra. Paco Sedano lo rimette dentro questo pallone, André Sousa con una presa sicura, e sicuro è anche il fatto che andremo ai supplementari. Falli che fra secondo tempo e primo supplementare non si azzerano, mentre come avviene invece fra il... che però non arriva, Ortiz ci prova, André Sousa non evita il calcio d'angolo. Quello che mi meraviglia di Ortiz, che è in possesso di un grande tiro e cerca... C'è tantissimo in questo europeo. Qui però la recupera Alex, va da Miguelin, André Sousa abbassa la sbarra. Deve metterla sotto la trave. Arriva Bebe, prova a colpire, palo! Sopra Pola, probabilmente, sulla caviglia. Hai visto quando Pola cade, guarda gli occhi di Ricardinho, ha capito che si è fatto male. Io credo che qua siamo di fronte a un... Le sentite sono per Ricardinho. Paco Sedano allontana
ma in questo momento vi assicuriamo che tutta l'attenzione è proprio al limite, pronto a rientrare in porta. Solano è stato massaggiato ed è rientrato, la palla passa, Lin se lo divora. Era un'occasione d'oro qui il movimento. Una gran partita, si gira, la mette sul destro, Murato sul più bello, altro contatto, altro fischio e probabilmente c'è il tiro libero. C'è il tiro libero adesso. Bruno Coelho la mette in porta, segna la doppietta, la mette in porta, segna la doppietta, una storia fantastica. Bebe, la muovono bene, Ortiz prova a calciare, una finta la sua, André Sousa e poi Rafa Usin, si di secondo. Ortiz calcia male, suona la sirena, il Portogallo per la prima volta nella sua storia. Finale, il suo giocatore più importante, Ricardinho, che per la prima volta diventa con la sua nazionale campione d'Europa, serviva. Però insomma questo è il futsal, mancano 30 secondi e ti può cambiare una carriera e quindi alla fine ha vinto il Portogallo che ha avuto forse la qualità di crederci fino in fondo. Vede, è il momento dei campioni, sventano le... Ha fatto una grande partita, veramente ha tenuto in piedi la propria squadra, devo dire lui e anche Bruno Coelho inquadrato in questo momento, eroe della serata. Danza, ma quando rivivi nella tua testa quello che hai passato da che eri in vantaggio dal tiro libero. Ed eccolo Ricardinho pronto ad alzare la coppa. Il Portogallo per la prima volta nella sua storia è abbastanza pesante, sì, però in questo momento credo che loro non sentano né fatica né nulla, stanno solo sentiamoli un attimo.